Contiene numerose sostanze benefiche, tra le quali flavonoidi, minerali, vitamine e fruttani, ma anche composti solforati che hanno proprietà antibatteriche e antiossidanti. Inoltre, abbassa la pressione arteriosa e i livelli di glucosio nel sangue. Queste e tante altre le ottime proprietà dell'aglione, tema del convegno della CIA di Pesaro Urbino e della Camera di Commercio delle Marche, che si sono ritrovate al ristorante La Lanterna di Fano per parlare delle proprietà funzionali per un'opportunità di coltivazione dell'aglione. Da sempre la CIA è attenta ai bisogni del territorio, in questo caso con questo convegno andiamo anche a cercare di capire quelli che sono i bisogni dei cittadini, delle persone, perché andiamo a parlare di un prodotto che è sicuramente funzionale sia per l'organismo che poi può esserlo per le culture anche nel nostro territorio. Sì, ma noi con queste iniziative ogni anno, quindi cercando di portare a conoscenza insomma, dell'opinione pubblica, del consumatore, alcuni prodotti funzionali, vogliamo anche dare opportunità alle nostre imprese agricole, anche nuove, per avere poi la possibilità di fare una produzione diversificata rispetto a quella che attualmente fanno. Quest'anno presentiamo l'aglione, che non è un prodotto molto conosciuto nella nostra regione, in quanto proviene di fatto dalla Toscana, ma questo prodotto ha delle caratteristiche particolari. Queste caratteristiche permettono per esempio a chi è intollerante all'aglio di non esserlo all'aglione, che è chiamato l'aglio del bacio, quindi ciò significa che non rilascia neanche quei profumi eventualmente che vengono rilasciati dopo che si mangia l'aglio. Ma oltre questo anche nel mercato, ha un mercato molto importante da un punto di vista economico. Se lei pensa che l'aglione che abbiamo preso per fare questa iniziativa ci è stato venduto a 60 euro il chilogrammo, chiaramente perché non c'era più nel mercato, ma mediamente va intorno ai 20-25 euro il chilogrammo. Questo significa che è un prodotto che può dare un'alta remuneratività. Oggi gli agricoltori, con i costi che sono aumentati, con le produzioni tradizionali che facciamo, non riescono a produrre un reddito adeguato per vivere dignitosamente. Quindi dare opportunità nuove è una delle nostre attività che dobbiamo fare. Questo devo dire grazie anche alla Camera di Commercio delle Marche, prima quella di Pesaro, che hanno sempre creduto in queste iniziative, che ci credono e quindi aiutano anche a far sì che queste iniziative vengano fatte. Credo che queste cose sono veramente importanti per far conoscere anche ai consumatori, perché poi quanto un prodotto è funzionale come l'aglione per quanto riguarda diverse patologie, compresa quella del colesterolo, un abbassamento di quello, la situazione cardiovascolare, amico delle ossa, antibatterico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo e continueremo a fare queste iniziative proprio per diffondere la cultura dell'alimentazione, che è molto importante. Quindi i prodotti funzionali vanno nella cultura dell'alimentazione, vanno nella prevenzione delle malattie e questo è uno degli obiettivi che come CIA ci diamo ogni anno. Dobbiamo anche ricordare che la cultura dell'alimentazione con questo momento di pandemia è anche appunto più sensibile, i cittadini sono più sensibili anche a questi argomenti. Sì, beh, è la società che andando avanti nell'alimentazione sempre di più è attenta. E quello che sono le norme poi che vengono emanate dai vari governi devono essere attenti a queste, quindi devono mettere nelle condizioni i consumatori di poter realmente conoscere i prodotti e da dove provengono. Sono stati fatti grandi passi in avanti negli anni, ci sono molti prodotti che sono etichettati e il consumatore riesce in qualche modo a capire provenienza e anche quelli che sono alcuni elementi della nutrizione, ma ne mancano ancora molti altri. E noi qui dobbiamo stare molto attenti, per esempio, a ciò che sta avvenendo in Europa con paesi che vorrebbero mettere sotto scacco la nostra agricoltura col fatto di inserire una cosa molto semplice, semaforo rosso e semaforo verde, e questo sappiamo che non può essere assolutamente accettato, non tanto perché una cosa fa male, una cosa fa bene, come dicono gli altri, perché tutto dipende dalle quantità. È chiaro e scontato che se io mangio 2 chili di formaggio parmigiano al giorno, è chiaro e scontato che non è che svolgo un'azione, il semaforo mi diventa rosso per conto mio, non c'è bisogno che me lo dica qualcun altro. Dobbiamo invece cercare di far sì che proprio il consumatore, quindi l'educazione alimentare, sempre di più sia un argomento da seguire, sia nei media,
sia, voglio dire, nella vita normale che anche viviamo noi. Noi abbiamo nelle Marche eccezionali prodotti fatti da agricoltori, da imprese anche artigiane, qualificate professionali che fanno invidia a tutti. Abbiamo su questo anche un costo qualità che non ci supera da nessun'altra parte. Quindi ecco, un'altra questione che va fuori dall'aglione, consumiamo sempre di più marchigiano. Assessore, un ruolo sempre più importante quello delle associazioni nel territorio. Le associazioni come la CIA danno un grande contributo nell'analisi delle criticità, nei bandi, nella discussione. Facciamo riunioni continue con le associazioni agricole proprio perché sono il tramite con cui le imprese ci raccontano anche la loro realtà e quello che accade di fronte ai bandi regionali. Quindi molte delle modifiche che abbiamo apportato sono frutto di una mediazione proprio fatta con i sindacati. Detto questo, stanno uscendo misure importanti, abbiamo fuori la misura investimenti, la 4.1, abbiamo rifatto la 6.1 per i giovani e tra poco ne usciranno anche altre. Quella di oggi, dedicata appunto all'aglio, è una di quelle misure che è una di quelle coltivazioni ad alto valore aggiunto che non si conoscono, che potrebbero essere un'opportunità per chi fa una diversificazione. E inoltre è in corso proprio questa mattina una trattativa a conclusione che si dovrebbe chiudere con il ministro Patuanelli e tutti gli altri assessori regionali dell'agricoltura per la ripartizione con i criteri futuri del PSR 23-27. E noi dovremmo essere riusciti, introducendo nuovi criteri oltre al criterio storico, ad avere per l'agricoltura marchigiana 18 milioni di euro in più. Bisogna dire che non è la prima volta che la CIA si occupa felicemente di proporre dei prodotti poco conosciuti o anche se appartenenti in qualche modo alla tradizione, che tuttavia hanno la possibilità non solo di essere funzionali rispetto a determinate esigenze della persona, ma anche hanno la possibilità di integrare il reddito d'impresa agricola. Questo è un fatto importante ed è per questo che la Camera di Commercio delle Marche ha sempre sostenuto, affiancato queste iniziative e in questo caso assieme anche alla Regione Marche. E del resto il sistema associativo, la CIA, la Camera di Commercio e la Regione sono presenti ed operanti in questa fase in stretta collaborazione, sia su eventi come di prossimo svolgimento come la settimana delle Marche a Dubai, in cui uno spazio importante riservato anche alla presentazione delle eccellenze dell'agroalimentare marchigiano. Ci sono poi bandi attivi per la promozione in Italia e all'estero delle fiere. Ci saranno bandi per la digitalizzazione del sistema imprenditoriale ed è attivo anche, quindi accessibile, il bando per la promozione dei borghi e la valorizzazione dei borghi dell'entroterra attraverso l'insediamento di nuove attività commerciali. Quindi un complesso di attività svolte in sintonia che vanno nella direzione di un rafforzamento, di una difesa, di un rafforzamento dell'economia marchigiana in uno dei suoi momenti più difficili. Quanto è importante parlare di prodotti funzionali per l'organismo e quanto possono diventare importanti anche nel contesto produttivo del nostro territorio? Sì, ormai sono diversi anni che presentiamo prodotti funzionali e oltre alla conoscenza, perché delle volte un prodotto no, abbiamo iniziato con l'orzo, con il topinambur, sono dei prodotti che magari erano stati abbandonati perché non appetibili oppure per un problema, vedi il topinambur, di conservazione, però che hanno dei poteri entusiasmanti per il nostro organismo. CIA ci ha sempre creduto, è sempre un'opportunità per altre aziende agricole, quindi anche se un agricoltore decide di investirci e farci reddito, per noi è un successo. Vorremmo che fossero magari qualcuno di più, però capiamo che delle volte sono prodotti che anche a livello di manodopera e lavoro sono impegnativi. Oggi siamo qui, presentiamo l'aglione, un prodotto che va molto per la maggiore in Toscana, però è un prodotto che ha tutte le caratteristiche dell'aglio, ma fortunatamente non ha quella negativa, quindi non, detto volgarmente, non si ripropone, quindi anche l'alito ne beneficia, mettiamola così.
Quindi vediamo, oggi proviamo a parlare, se poi qualche azienda vuol provare a investire abbiamo i tecnici che possono dare tutte le informazioni possibili. Oggi questo appuntamento promosso da CIA e da Camera di Commercio per cercare di parlare delle funzionalità di un alimento, diciamo così, dell'aglione, appunto proprio perché c'è la possibilità di coltivarlo, immagino anche in maniera proficua. Sì, l'aglione è una coltura veramente molto interessante. E non è semplicemente l'aglio, diciamo, con dimensioni maggiori, ma è proprio diverso dall'aglio perché essenzialmente gli manca un principio attivo che ha l'aglio, che è l'allina, che è quel principio che marca l'alito quando noi mangiamo l'aglio, per cui è fastidioso e soprattutto dà problemi di digeribilità. Per cui l'aglione ha tutte le stesse caratteristiche organolettiche che ha l'aglio, ma permettendosi di poterne mangiare in quantità anche doppia rispetto all'aglio, perché appunto gli mancano questi problemi di alito e di digeribilità, logicamente ci apporta delle proprietà organolettiche maggiori. Poi, grazie proprio a delle sostanze che ha lui in più rispetto all'aglio, ha proprio delle proprietà nutraceutiche maggiori. È un toccasana per quanto riguarda l'apparato circolatorio, per cui abbassa il colesterolo cattivo e aumenta quello buono, riduce i rischi di trombosi e di ictus, abbassa l'indice glicemico del sangue, è un toccasana per le ossa, per cui per tutti i problemi di osteoporosi. È un antibatterico, un antimicotico, riduce anche i problemi di spasmi e di flautolenza all'interno dell'intestino, per cui, come capite, insomma, ha veramente tante proprietà. È una cultura molto antica, si era perso, diciamo, nei tempi, negli anni si era persa la coltivazione, tant'è che era quasi completamente sparita. E poi dal 2016 un gruppo di agricoltori della Toscana hanno iniziato a ricoltivarlo e adesso si è riscoperto, sia gli chef che i consumatori hanno capito il cambio di tendenza e raggiunge sul mercato prezzi effettivamente elevati. Tanto per dare un'idea, minimo lo si trova a 28 euro al chilo. Per far sì che l'ultima volta che io l'ho acquistato, adesso per questa iniziativa, l'ho acquistato a 60 euro al chilo, per cui rispetto al prezzo di 5 euro dell'aglio normale, capite che c'è una notevole differenza.